Ah, gente, sono Larus, seguimi qui su Attila, Total War con i nostri Ostrogoti. Nell'ultima puntata abbiamo preso Roma. Finalmente nostra, è una sede patriarcale. Ed è importantissima perché, oltre che produce un casino di ordine pubblico, influenza, cose varie, la sede patriarcale, abbiamo anche una bella città, bella grande, in mezzo all'Italia, che comunque è anche importante, volete capire, Roma. Del resto, dobbiamo solo fare un po' di spese per convertire la zona. Anzitutto, la Civitas deve trasformarsi. E Ready for battle! poi un'altra cosa che magari possiamo fare, invece di spendere subito i soldi su Roma, possiamo tenerla ancora un attimo così. Intanto non cambia nulla se non è disponibile la mia fazione. Oppure possiamo andare direttamente a colonizzare la Toscana. Non so se può servire tanto, però ci penserò un attimo. Io preferisco al momento anche tenermi un po' da parte i soldi e vedere che cosa fare successivamente. Oltretutto, dobbiamo sempre tenere un occhio sulla data perché tra un po' dovrebbe nascere, cioè dovrebbe nascere, è già nato Attila, però dovrebbe diventare maggiorenne. Cosa capita se diventa maggiorenne? Ve lo dico poi io. Ok, intanto, qui la situazione è più o meno la stessa di prima. E oltretutto, appena avrò modificato Roma o colonizzato la Toscana, dovrò fare l'opera di creazione di una flotta, che mi sa che siamo arrivati a un punto in cui ci serve. Ok, detto questo, turno successivo. Ok, siamo diventati minacciosi. Il tuo potere è temuto e desiderato. Perfetto, abbiamo nuove forze schierabili. Possiamo schierare addirittura 10 eserciti, 5 flotte, 5 governatori, 3 spie, 3 sacerdoti, 3 campioni. Oltretutto, adesso sono finite le varie cariche. Le relazioni con i Gepidi sono aumentate e dobbiamo fare un po' di cose adesso. Principalmente voglio subito. Subito, subito, subito fare delle cose abbastanza interessanti, tra cui balivi, che così posso fare cittadine, città, aumenta la crescita. Tutte cose interessantissime. Qua non possiamo ancora convertire, però. For the Ed è tribe! un bel peccato. Se tolgo un attimo queste unità, oppure se riesco a pescare un po' i soldi da qualche parte, dovrei trovare qualche soldino qui e là, giusto per migliorare Roma, la grande città. Potrei fare un po' di cose. Non lo so, perché ho bisogno di questi soldi per migliorare Roma, giusto per Father be sapere. praised! Potrei How can I togliere help? delle Levis armature. Fare i balivi, dovrei starci dentro con i soldi. Ci sto dentro, fantastico. Ok, ora facciamo For the tribe! l'ultima unità di Levis armature. E qua questa armata è perfetta. Abbiamo i protectores domestici, che sono i protettori delle nostre case. E oltretutto qua dovrei For the fare qualcos'altro, tribe! perché oltretutto qui ho fatto le nuove unità, che sono unità fantastiche, mercenari con falce, che comunque non sono mercenari, e poi dopo gli spadaccini nobili germanici, che sono unità abbastanza toste. Poi dopo, se consideriamo anche l'onagro, qua abbiamo Costly for un'armata non battle. indifferente. Qua possiamo costruire invece spadaccini nobili assieme a palatini goti. Un bel po' di unità. Abbiamo adesso delle unità di fanteria veramente di grado molto elevato. E probabilmente lo scontro nella campagna possiamo vincerlo più o meno con chiunque. Voglio controllare un attimo I anche con welcome you on l'Africa. behalf of the people. Assolutamente non posso far nulla. Peccato. Mauri. Be welcome, I suppose. Sto guardando quei quadri, sta deteriorando la situazione. Perché io ho trattati con i Gepidi. I Gepidi dove stanno? Dovrei fare attenzione un po' ai quadri, perché comunque i quadri stanno nella zona attorno a me. Tengono la Toscana, cioè la Liguria, scusate.
e di conseguenza possono essere un problema perché stanno in questa zona. Genova oltretutto dovrebbe avere del marmo, sì, ed è una risorsa che mi serve. Poi oltretutto se riesco a togliere i quadi dalla zona, ben venga. Ovviamente devo fortificare la zona nord e per fortificarla praticamente recluto le unità a Verona e poi dopo le porto direttamente a Virunum, che è una cosa che può servire. Mettiamo qui un po' di unità, così va più che bene. E poi torniamo subito indietro, così reclutiamo altre unità e le riportiamo su a nord. Magari faccio anche un po' di unità di diverso tipo. Intanto quello lì sarà il fronte principale. Dovremmo considerare un'eventuale invasione da parte dei quadi. E un'altra cosa che dobbiamo fare attenzione poi dopo l'arrivo di Attila, che dovrebbe arrivare nel 420. Ancora 4 anni, siamo in primavera adesso. Oltretutto dovrei anche controllare delle province per fare la vittoria minore, e quindi dovrei anche muovermi in questa zona, questa zona qui, per fare la vittoria secondaria, che tra l'altro si può fare tranquillamente. Possiamo iniziare poi dopo a spostarci in questa piccola zona, giusto per vedere. L'impero romano d'Oriente, che comunque sono in guerra un bel po', assolutamente nulla. Mi sa che l'impero romano d'Oriente morirà e basta. Facciamo turno successivo. Intanto un separatista romano ha tentato di fare un'attività di spionaggio, ma non ce l'ha fatta. Intanto c'è un affare di stato, il banchetto. Mio signore, dovremmo organizzare un magnifico banchetto che duri 90 giorni e 90 notti e invitare tutti i grandi uomini delle terre, cosicché possano ammirare il nostro splendore. Chi dovremmo invitare? I nostri vicini, i nostri alleati. Direi i nostri vicini. Tanto il dominio com'è? Abbastanza buono. Del resto, come sono messo a cariche? Assolutamente non ne ho nessuna. Dovrei di mettere un giudice che aumenta la pressione fiscale. Tu sei un generale, tu sei un governatore, quindi tu sarai il giudice. Non ho ancora un capo tribù. Qua mi serve invece un governatore. Tu sei un generale, generalissimo, governatorissimo, ma tu non puoi essere un tipo. Ok, Massimo potrà essere un compagno, va, ti metto come compagno, giusto perché mi fai un po' pena. Tu sei un governatore, ti metterò come giudice. Poi del resto, ah, niente di che, tu puoi andare come compagno e dire che così può bastare. Del resto, dico troppe volte del resto. In ogni caso, anche questo lo dico troppo. Vediamo che cosa fare qui. Abbiamo fatto i balivi. Possiamo ricercare vari tipi di tecnologia adesso. I balivi ci hanno dato la possibilità di fare città di livello 3, cittadini di livello 3. Possiamo fare addestramenti all'esercito. Oppure fare produzione organizzata di armature. Questa cosa qui non mi serve. Potrei fare i campi irrigati o officine familiari. Oppure casata reale. Facciamo pedaggi e dazi, che mi può servire un po' di più. Di tecnologia stiamo andando abbastanza bene. Sono molto soddisfatto sotto questo punto di vista. Intanto facciamoci qua dentro che Roma ha bisogno di una piccola guarnigione al momento. Del resto, qua devo reclutare e Levis armature che avevo tolto prima per costruire infine la città. E qua facciamo un paio di mercenari con falce goti. Anzi, tre, vanno più che bene. E del resto qua ho bisogno di un'altra unità di lancieri, che manca effettivamente. No, direi che sono messi abbastanza bene. Più che altro un altro nagro, che è abbastanza utile.
Ok, i guerrieri con falce sono molto leggeri, tuttavia sono molto buoni nel combattimento corpo a corpo. Principalmente servono per fare azioni alle spalle e proprio come ultima disperata difesa, siccome non hanno un'armatura degna di questo nome. Qua facciamo giudice, che serve in questa zona, e qua vediamo, magistrato ambizioso aumenta l'ordine pubblico e i servizi sanitari, il che è una grandissima cosa. Qua posso fare. Per ricchezza della provincia, sì, piccioni viaggiatori. Meno costi di costruzione, più ricchezza. Ma più che bene. Ok, così finalmente aumentiamo anche un po' l'ordine pubblico di questa provincia che non ne può più, ormai. I want hourly patrols. Intanto a Salona ho bisogno di un'altra armata, solo che non ho abbastanza soldi per fare un'armata. Qua dovrei fare un sacerdote, d'altro canto. Facciamo turno successivo. Faccio un decreto che non possiamo fare nulla, qua a favore dei politici. Ok, ho aumentato varie cose con i bastarni. Qua con la nostra spia ci conviene andare un po' a nord a vedere Genova. Fare un giro un po' lungo. Vediamo se possiamo danneggiare poi dopo l'insediamento. Avviciniamoci intanto. Che voglio vedere un po' com'è messa Genova. Perché mi interessa un po' andare e saccheggiare la piccola o grande Genova. Qua ho un imbarcadero commerciale, qua delle ghettaghe commerciali. La cosa che posso fare subito qui è una flotta. Qua possiamo fare una Liburna d'assalto, una Snecke e una Skade. La Skade è una nave con archi, la Snecke è una nave d'attacco e poi la Liburna d'assalto è una nave da speronamento. We need Direi al good, momento ci strong serve men. una nave di questo tipo. E poi dopo vediamo un po' come muoverci. Ok. Father be praised. How can I Qua help? non muoviamoci. E For the giusto per vedere tribe. com'è messa la situazione, giusto per aggiungere un po' di pepe. Aspettiamo ancora un attimo. Volevo vedere com'era ridotta la città che volevo attaccare adesso, cioè Genova. Perché se è messa così così potevo fare un piccolo blitzino. No, qua devo per forza distruggerla. Molta l'esperienza, tuttavia. Aspettiamo un attimo. Ah, intanto posso assegnare un governatore in che provincia? Nella Dalmazia? Per la Dalmazia non c'è nessuno. Andiamo qui intanto, uno a caso. E qua vedo che c'è una giovincella che si deve ancora sposare con qualcuno. E qua emaniamo subito l'editto di. Boh, sinceramente non lo so. Facciamo. Non ho idea. Missione cristiana. A caso. Volevo far trovare un buon partito. Per la mia figlia, nipote, quello che è. Vediamo se i bastardi ci possono stare in un piccolo matrimonio tra You di honor loro. us. There is food enough for two armies awaiting us when we have talked. Un'alleanza militare? E proponi. Non posso fare nulla. Intanto vediamo se va bene questa alleanza militare. Rifiutano, bastardi. Ok, vediamo. Qua ci sono i gepidi che sono già miei alleati, vediamo. Welcome, worthy friend. Non posso far nulla. Ok, Garamanti. Greetings, most excellent friend. Be. Ok. Combina matrimonio. Offri figlia. Così. Anzi, no, forse loro sono un po' troppo messi da parte, non mi conviene. Vediamo un po' chi c'è d'altro. Ci sono. Qui
qui nella zona. I suebi possono essere... ci odiano, ok. Poi, vediamo. Ci sono i gepidi alla fine, i galli. Marcomanni? Sì, vediamo un po'. You have the ear of my people. Nada. Non si può fare nulla, peccato. Vabbè, nel matrimonio con le nostre figlie troveremo un buon partito successivamente. Tanto qui non si può muovere e facciamo fine turno. Sì, qua una nuova abilità ci serve per il governatore. È un uco capo. Tu hai bisogno di una moglie, caro. Poi... qua facciamo pane sacrificale. E infine... va bene così, dai. Sì, poi dopo devi andare avanti un po' con le abilità. E così basta. Tanto è nato Giulia Runa. E c'è una lealtà vacillante di Argimud. Un incidente diplomatico. Oh mio Dio, troppe cose. Intanto tu... dannato tu. Vediamo, intanto qui c'è il nostro piccolo figlio con nato da Giulia Runa, che non era la figlia, era l'altro, scusate. Vediamo. Assicura lealtà di Argimud. Intanto qua c'era il... l'incidente diplomatico. Purtroppo non sono stato in grado di impedire a uno dei nostri ospiti di dare spettacolo. Ha insultato gravemente la nostra nazione. Abbiamo appena ricevuto un reclamo ufficiale che lo riguarda. Prigioniamolo. Se capita qualche guerriglia qua e là, va bene, intanto noi cerchiamo guerra. Abbiamo appena sconfitto i romani separatisti, quindi possiamo fare altro. Tanto qui c'è una piccola armata e potrei attaccare Genova. L'unica cosa è che devo iniziare a rompere i trattati. Iniziamo a rompere i trattati. You are welcome, although my ancestors and people expect talk with purpose. Togliamo transito militare, togliamo l'accordo commerciale. Tra quanto posso dichiararti guerra? Spero tra... subito. Posso già dichiararti guerra subito. I gepidi entrano da mia parte. Gli alemanni, non si sa tanto. Vediamo. Sì. Our warriors will march and our women. Gepidi. Si sono rifiutati i gepidi? Strano. Qua ci sono gli alemanni. Subito in terre. Nelle mie terre. Quindi mi sa che li attaccherò subito. Così togliamo un problema, sono scappati. Effettivamente questa zona qui posso essere attaccato da un po' di varie zone. Quindi mi conviene muovermi qui. Finding shelter. Move out. Not possible. Così successivamente posso assediare la città di Genova con questa armata. Intanto che quest'altra armata qui, dei cinghini di sangue, difenderà Mediolanum nel caso di attacchi. Bisogna fare attenzione anche ad Aquileia e anche a Salona. Effettivamente devo fare più attenzione anche su quel fronte. Facciamo subito altri disertori palatini e un paio di lancieri che mi servono. Qua il confine sembra buono. Vedremo come andrà questo conflitto. Sarà un conflitto abbastanza impegnativo, però vedremo come andrà. Per questa puntata è tutto. Ci sentiamo alla prossima. Ciao.